Stefano, grazie per avermi accompagnato a questo mio appuntamento al buio. Ma io non sono mai piaciuto alle donne, come faccio? Enzo, devi stare tranquillo, piacere alle donne è facile come farle bere un bicchiere di birra. Ah, perciò come sono tutti astemie. Okay. È una battuta. Stefano, però io ho delle difficoltà con le donne, sai, mi devi dare una mano. Allora facciamo una cosa, io ti do un segnale e tu là intervieni e mi aiuti. Vai. Allora, se faccio così vuol dire che ho bisogno di un piccolo aiuto, così, guarda. Ah, così un piccolo aiuto. Se ho bisogno di un grandissimo aiuto, come faccio fai? Così. Vabbè, basta, ho capito. Quando fai la foca che affoga, io intervengo. Basta. Andiamo, eh. Mamma mia, com'è bello! Enzo! Enzo, sono qui! Enzo, perché non mi rispondi? Enzo! Perché io non sono Enzo, io sono Stefano. Lui è Enzo. Oh, mamma mia, Carmen! Sarà bassa marea, tu sai di burp! È uno scherzo? No, io sono Enzo e lui è mio fratello Stefano. Non potete fare a cambio? Ma perché non è la stessa cosa? Un dand! Cioè, mi sento le denocchie molle. Siediti, vieni, siediti vicino a me. Mamma mia, che brutto trauma. E quindi? Ebba! E allora? Senti, polpettina. Ti posso chiamare Polpettina? Chiamami Polpettina. Senti, Polpettina. Dici, Polpettone. Meno male che sei arrivata. Ti aspettavo da ore e qui è molto umido. Infatti tu sei accucciato. Guarda. Perché? Perché stanno le zanzare qua, non le vedi? Guarda, guarda quante zanzare. Non ho mai visto una zanzara sopra un muschil. Mamma, un muschil che ha brughito. Che brutto. Aggio! Soffiale nell'orecchio. Piano, delicato, soffia nell'orecchio. Ma che re? Ma che l'hai preso per un canotto? No, è che... Ma che è? Sei tu che soffi? Sì, che è? Soffiare nell'orecchio è eccitante, stimola i sensi. E tu fai in poco sensi. Ma perché nell'orecchio poi? È perché una zona erogena. Io erogico come era sta casa. E perché quelle sono le zanzare, io ho sangue dolce. Io quando ti ho visto si è fatto sangue amaro. Aggio! Ehi, bella. Dici a me? Sì, dico a te. Ehi, bella. Dici a me? Sì, dico a te. Ah, ma come ti scemo? Sembri una sirena in lontananza. Questa avanza per un'ambulanza. E tu chi saresti? Se tu sei una sirena... Io sarò il tuo tritone. Ma se tu sei una balena, io sono un ubbidone. Senti, comunque lasciami stare, perché oggi non è giornata. Ho visto che sei caduto in un momento di stizza. Ah, in un attimo ti è caduto una zizza. Ma mo ti faccio carettere da bocco. Il primo appuntamento è come una partita a poker. Devi giocare bene le tue carte. Ma soprattutto, stai attento a te, Blef.